il successo ottenuto a Giulianello ha proiettato la Coccinella in testa al raggruppamento C della Serie D di Roma. Questa sera la formazione di Mauro Fontemaggi torna in campo sul campo amico, pronto per giocare contro l'Atletico Quarto Miglio. Tutto pronto sul pallone dal primo minuto. L'Atletico Quarto Miglio, il pallone all'indietro gestito dalla numero 4 Sestu, viene avanti leggermente a piccolo trotto, fa molto freddo, temperatura piuttosto rigida. Intanto ci prova la prima occasione con Aiello che va a colpire il palo, subito il primo affondo, la possibilità, gestisce questo pallone subito l'1-2 con lo scambio con Di Lorenzo in avanti sulla destra, sale Aiello, la palla messa in mezzo con Mastro Francesco e il vantaggio proprio del capitano Mastro Francesco. La possibilità, la ribattuta sulla fiondata di Aiello, poi ci prova anche De Patta e Mastro Francesco, palla a campanile, la mette giù, Di Lorenzo se ne va da sola, poi si fa lo spazio, il diagonale, la compagna di squadra più vicina Brisichella allontana, ancora all'indietro pallone, De Patta prova dalla distanza, il gol di De Patta, il raddoppio dalla distanza, serve per Di Lorenzo, subito che riparte verso Aiello di prima intenzione, il palo Mastro Francesco, il retropassaggio sul fallo laterale, De Patta ancora per Mastro Francesco, si apre un varco verso Di Lorenzo, ancora Mastro Francesco, il gol del 3-0. Anche poi Aiello che va a soffiare il pallone a Brisichella, se ne va da sola contro Bevilacqua, la botta e poi la respinta da parte di Bevilacqua, Mastro Francesco, c'è Di Lorenzo, avrà a sinistra Aiello, poi la palla messa in mezzo, è il gol di Mastro Francesco, subito capovolge l'azione, adesso Panizza ha provato, ha trovato il palo, Silvestri si fa soffiare il pallone da Di Lorenzo, Bevilacqua ancora, arriva Iavaroni fuori dalla porta e con i piedi mette in movimento Aiello, adesso è Di Lorenzo sulla sinistra, il messo in mezzo napoletano, Aiello il piattone, arriva il gol di Giulia Aiello, recuperato da Mantese, Aiello che apre a destra dove c'è napoletano, Aiello l'1-2, si riesce a riportare il pallone in mezzo, prova e spedisce il pallone in fondo alla rete. Epifanio, le compagne di squadra, Silvestrini adesso ci prova, la diavola, la palla messa in mezzo, poi la conclusione di Guarini toccata da Iavarone, dell'Atletico Quarto Miglio che va a batterlo con Silvestri, ancora Silvestri in aria, palla in mezzo, Silvestri, tre colpi e poi il piattone di Valentini davanti a sé. Fa tutto da sola, la galoppata, si fa spazio con Mantese e poi prova la conclusione e la palla che finisce in rete. Evitare più possibili distrazioni, soprattutto colpi di testa, quello che ha chiesto in settimana il tecnico Fontemaggi. Aiello prova e palla che finisce in rete, 8-1. In avanti De Patta subito per Mantese, sale insieme a Lancia, prova Lancia, il gol di Lancia per De Epifanio, subito in avanti, palla ancora riconquistata dalla Coccinella, adesso con Mantese di prima intenzione colpisce, poi ci prova Lancia, palla Mantese e Lancia, le altre giocatrici che si sono praticamente aggiunte sul, e c'è il gol adesso di Lorenzo, fortunatamente senza gravità l'infortunio del primo tempo. Aiello ancora prova e poi palla sulla seconda conclusione che finisce in rete. Alza il pallone, un piccolo sombrero, Lancia però ha la possibilità per bloccare e poi fa ripartire, bellissimo il gol di Lancia. Adesso a destra De Patta gli si fa incontro Setsu senza avere la meglio, Di Lorenzo in aria, c'è il palo che dice di no alla sua conclusione. Di Lorenzo se ne va adesso a tu per tu con Bevilacqua, pallone spedito fuori, signore, per Di Lorenzo che tocca leggermente il pallone, pallone fermato, messo fuori, Setsu prova dalla distanza, Di Lorenzo cattura il pallone, se ne va da sola verso Bevilacqua, ormai per lei è una pratica troppo facile.
si defila un po' troppo, poi De Patta però non gli lascia la possibilità di parlare. Pallone messo in mezzo di prima intenzione, gira Valentini, se ne va, illude la marcatura dell'avversaria, poi prova a colpire direttamente in rete, la palla finisce, il gol di De Patta, doppietta personale per lei. Penetra la difesa, poi spedisce il pallone fuori Mantese e il tocco verso la porta, il gol di Francesca Mantese. Setsu Di Lorenzo gli soffia il pallone, poi se ne va in aria e mette il pallone in fondo alla rete. De Patta, in mezzo il pallone, arriva il gol di Aiello dalle parti di Signore, che poi mette il pallone in mezzo. Aiello arriva sul pallone, il palo sulla sua conclusione, arriva il triplice fischio che decreta a questo punto la fine delle ostilità. La Coccinella batte l'Atletico Quarto Miglio Fannanino di Cosa per 17-1.